Benvenuti, in questo tutorial svilupperemo un piccolo applicativo in Node.js. Questo applicativo genererà delle API, si connetterà a PostgreSQL utilizzando l'URM Prisma e quindi insomma vedremo come fare appunto un server Node.js con appunto un CRUD, quindi leggere, scrivere, modificare e cancellare dei dati dal database, e vedremo anche come fare delle relazioni one to many, eccetera, utilizzando Prisma e quindi niente. Allora, l'applicativo volevo farlo semplice, quindi sarà composto da due tabelle, una tabella dove metteremo le scuderie di Formula 1 e una seconda tabella associata tramite una foreign key, dove metteremo i piloti delle suddette scuderie, e poi ovviamente generiamo un JSON con appunto la scuderia e l'array dei piloti, così vedremo diciamo le funzionalità base di Prisma e insomma e di Node.js. Per prima cosa dobbiamo creare un database Postgre. Io attualmente utilizzo Docker. Trovate sul canale vari tutorial su come crearlo, quindi non sto qua a spiegarvi cosa sto facendo. Se vuoi, poi vi linkerò sotto in descrizione insomma, i tutorial in cui si creano dei container Postgre nel caso di serva. Ok, adesso abbiamo creato anche pgAdmin, andiamo a vedere se si connette al database. Copiamo questo indirizzo. Vediamo qui, aspettate che lo rincollo, ok. Ok, qua entriamo con lo username e la password che abbiamo dichiarato qui nella creazione del container. Ok, siamo dentro in pgAdmin. Adesso andiamo a creare la connessione al database, quindi facciamo un create server. Demo Postgre. Connessione come host, credo che dobbiamo usare DB perché qua abbiamo creato la connessione, abbiamo detto che si chiama DB. Il nome utente del database dovrebbe essere Postgres. O Postgres user, non mi ricordo, proviamo con Postgres, mettiamo la password che abbiamo passato qua nell'env del container. Facciamo salva e sembra che si sia connesso. Molto bene. Ok. Fatto questo, dobbiamo creare una cartella e poi possiamo dare il nome che vogliamo e poi entriamo nella nostra cartella dove vogliamo inizializzare il progetto. La mia cartella l'ho chiamata, aspettate che non mi ricordo più già come l'ho chiamata Node.js API Prisma PostgreSQL. Fatto questo, ovviamente dovete aver installato Node e NPM, non vi faccio vedere come installarlo perché ormai io li ho già installati, comunque basta seguire le istruzioni sui portali dei due progetti, quindi basta fare NPM init e andiamo ad inizializzare il nostro progetto, qua possiamo dargli un nome oppure prendere quello che ci dà di default, la versione, la descrizione se vogliamo. Qua possiamo scegliere un entry point, va bene index.js e ok, confermiamo. Una volta che abbiamo fatto, facciamo aggiorna e come vedete ci crea un package JSON che è appunto il package che gestirà tutte le nostre librerie, eccetera, di Node.js. Questo qua non so come è apparso, boh, forse ho fatto un copia e incolla o qualcosa. Qua è la descrizione. E quindi, come vedete, il nostro punto d'ingresso è un file chiamato index.js che andiamo a creare. Index.js, che
che per adesso lo lasciamo vuoto. Adesso andiamo ad installare le librerie che ci servono. La prima libreria che ci serve è Express, che appunto è la libreria che gestisce il nostro server web. Quindi facciamo npm install -- save Express. -- save serve perché va in automatico a dichiararlo all'interno del package JSON, che così in futuro possiamo reinstallarlo senza dover fare npm install save express, ma in automatico ci installerà tutte le librerie che trova qua dentro. Come vedete, qua abbiamo la nostra dipendenza express.4.17.2. La seconda libreria che dobbiamo andare ad installare potrebbe essere body parser, che però non mi ricordo mai come si chiama, quindi andiamo a fare una ricerca qua su npm. Ok, npm -body parser -- save, npm -i -- save. Ovviamente i è il diminutivo di install, quindi si può fare in entrambi i modi. E andiamo qua nel nostro package e, come vedete, apparso anche body parser. Fatto questo, andiamo ad installare Prisma. Ma allora, per installare Prisma dobbiamo installare questo qui, npm install prisma -- save -dev. Ok, poi andiamo ad installare il Prisma client. Npm install chiocciola prisma / client -- save. Ok, ora se facciamo npx prisma dovrebbe appunto ritornarci i comandi appunto di prisma che ci serviranno per creare, per inizializzare il nostro database, fare le migrazioni, eccetera eccetera. Però prima di arrivare a questo punto andiamo a settare le cose basi di Express. Quindi creiamo un const express uguale require express, perfetto. Poi andiamo sul sito di Express, perché non mi ricordo più. Express.js. Ok, qua abbiamo. Ok, poi abbiamo il nostro entry point, perfetto, guida. Ok, adesso. Ah, ok, abbiamo. Adesso dobbiamo creare una costante const app uguale express, perfetto. E adesso andiamo a dichiarare il nostro server. Dobbiamo fare app listen. Poi all'interno di listen dobbiamo dichiarare la nostra porta, che sarà 3000. Poi mettiamo una arrow function e qui possiamo ritornare return con console.log e una frase tipo Node.js Express is running on port on http 2. localhost 2.3000. Fatto questo, proviamo a lanciarlo un attimo. Per farlo ci basta fare node.index.
come vedete il nostro applicativo, il nostro server sta andando, apriamo la pagina e come vedete sta funzionando, ma ovviamente non ci ritorna niente. Non ci ritorna niente perché ovviamente dobbiamo passargli un indirizzo, tipo prendiamo un esempio che abbiamo qua. Ok, direi che questo va più che bene. Sopra mettiamo questo. Adesso rilanciamo il nostro server. Se torniamo qui sul localhost 3000, come vedete ci ritorna Hello World. Ovviamente se qua mettiamo test, rilanciamo il nostro server. Qua non ci ritorna niente, ma se facciamo slash test ci ritorna Hello World e fin qui direte tutto bene. Ma ora ovviamente abbiamo bisogno di creare appunto un sistema a vari indirizzi in cui poter appunto fare una chiamata get per ottenere i dati, una post per crearli, una path per modificarli, una delete, eccetera, eccetera. Quindi per farlo possiamo creare all'interno del nostro progetto una cartella chiamata roots. All'interno di roots andiamo a creare un nuovo file chiamato team root.js e qua all'interno importiamo Express. Importiamo una seconda costante chiamata router uguale Express router. Copiamo questo, lo togliamo da qui, lo mettiamo di qua, invece che app diventa router. Qua lo lasciamo vuoto. Qua abbiamo una request e un response, molto bene. Abbiamo una request and response, però noi vogliamo che ci ritorni. Allora, no, per adesso lo lasciamo un attimo così e andiamo ad importarlo di qua. Quindi qua creiamo una const chiamata team router uguale require team root. Oh, aspettate, qua dobbiamo ovviamente esportare il nostro modulo, quindi dobbiamo fare export default router. Perfetto, poi qua mettiamo un app.use. Possiamo chiamarla APV1 barra Teams e qui gli passiamo team router. Ora fermiamo, facciamo ripartire, ci dà errore. Unexpected token export. Guardiamo cosa ho sbagliato. Qua dovrebbe essere module.export uguale router. Ho fatto un po' di confusione. Proviamo. Ok, sembra qua rispondere. Adesso andiamo qui sul nostro localhost. Qua ovviamente non dovrebbe più rispondere perché noi dobbiamo fare api barra
V1 barra Teams. Ok, perfetto. Creiamo una seconda root, questa qua la chiamiamo driver root.js. Ci copiamo, allora qua facciamo hello Teams, copiamoci tutto, andiamo qui, qua la chiamiamo hello driver. Poi torniamo qua nel nostro index, sempre qua creiamo un driver router. Qua creiamo appunto un secondo indirizzo dove gli mettiamo driver root. Ok, apv1 drivers, chiudiamo, facciamo partire Teams, hello team, e drivers con la S, hello driver. Buono, e fin qua tutto bene. Adesso dobbiamo andare però a creare un database e poi ovviamente implementare i nostri due controller, le nostre due root con le varie funzionalità di inserimento e recupero dati. Prima di procedere con Prisma però dobbiamo andare, ci siamo dimenticati di importare il body part e di mettere ancora due settaggi che potrebbero farci comodo in Express. Quindi creiamo un'altra costante chiamata body parser uguale require body parser, e poi andiamo qua in app.use e appunto gli diciamo che vogliamo il body parser punto ops punto json, e infine che vogliamo anche express in formato json, quindi app use express express.json, e così dovremmo avere tutto, quindi possiamo concentrarci su Prisma. Però per sicurezza lanciamo ancora un'altra nostra applicazione, ok, non dà errori, quindi siamo a posto. Allora Prisma, facciamo quindi npx Prisma. Allora, di sicuro la prima cosa che dobbiamo fare è inizializzare il nostro progetto Prisma. Quindi npx Prisma init, incrociamo le dita. Ok, allora, adesso se torniamo qua nelle nostre cartelle, vediamo due cose nuove. Una cartella chiamata Prisma e un file.env. Nel file.env abbiamo la nostra riga di connessione al database, esatto. Quindi qua andiamo a compilare con i dati del nostro database, che credo il mio sia Postgres come nome utente e password 1234, mentre invece di localhost io metto 0.0.0.0. Mentre qua gli diamo il nome al nostro database, in questo caso lo chiamiamo formula1db, così proprio per dire di aver fatto tutto. Ho il dubbio su Postgres, che non mi ricordo mai se è Postgres o Postgres user. Vabbè, vediamo poi cosa ci dice di fare. Ok, aspettate, poi in Prisma come vedete c'è questa bella cosa chiamata schema Prisma, che però vedremo dopo. Facciamo di nuovo npx Prisma, credo che possiamo lanciare il comando generate.
X prisma generate. Ok, non abbiamo definito nessun modello. Buona. Quindi prima dobbiamo... Allora... Ok. Quindi dobbiamo andare a costruire il nostro modello. Andiamo qui. Quindi in schema prisma. Creiamo un model chiamato team. All'interno di questo model dobbiamo passargli un ID che deve essere in formato integer, deve avere la decorazione ID e di default deve essere auto increment. Ops, default auto increment. Poi il nostro team deve avere un nome che deve essere una stringa, qua si mette il punto di domanda, non ho letto bene la documentazione per capire il perché, però a me non è che ci cambi di molto. E vogliamo che il nome sia unico, quindi che non ci siano doppioni nel nostro database con lo stesso nome. E possiamo aggiungere ancora un campettino. Ah, qua ci mi dà errore, forse perché ID deve essere con la I minuscola. Magari possiamo mettere come nome la nazionalità. Quindi country. String. Punto di domanda. Infine possiamo mettergli anche un created at formato date time che deve avere un valore di default che è quello di quando viene salvato. Ok, ora allineiamo un po' bene le cose qua che mi fanno un po' schifezza. Ok, allora per ora ci limitiamo a team, dopo andiamo a creare i driver, ma per adesso no, perché direi che abbiamo già fatto anche troppo. Andiamo a vedere se il nostro database funziona. Quindi adesso facciamo un npx prisma generate. Ok, come vedete ci dà queste due varianti che noi copiamo, le andiamo a mettere qua nella nostra root team, la salviamo qua. Sembra non fare storia, quindi fin qua ci siamo. Buona. Poi facciamo un npx prisma. Adesso dobbiamo lanciare la migrazione, quindi credo che dobbiamo fare prisma migrate e incrociamo le dita. Ok, migrate dev, perché noi siamo in un ambiente di sviluppo. Oh, sì, dove sembra andare? Ok, qua ci dice di mettere un nome alla nostra di migrazione, ma possiamo lasciare il nome che gli darà lui di default, quindi facciamo invia senza scrivere niente. Ok. Come vedete abbiamo creato un file di migrazione chiamato, che dovremmo vederlo qua, in migration. Abbiamo questo filettino qua, dove vedete c'è tutto il nostro, diciamo, il nostro modello che abbiamo creato nello schema di Prisma è stato tradotto in formato SQL, insomma, in una query SQL. Ora andiamo a vedere un attimo nel nostro pgAdmin se appare.
se appare database Formula 1DB, eccolo qua, l'ha creato. Andiamo in schema, in tabelle. Ed eccola qui. Ed eccola qui. Visioniamo e come vedete c'è tutti i nostri campi di nome, nazione e creato a. Perfetto. Buono. Allora, andiamo in team root. Aspetta, vediamo un po' di cose che non ci servono. Ok, team root. Innanzitutto trasformiamo la nostra funzione in una funzione asincrona. Poi mettiamo un try and catch per prendere i nostri errori. Questo non ci serve più. Lo togliamo. Qua facciamo un bel. Adesso qua dobbiamo fare la nostra query, dobbiamo fare la nostra query, quindi creiamo una costante, const, const teams uguale await prisma.team.uguale quindi find many, chiudiamo, poi facciamo un res.status.200.2 json, poi qua dentro json mettiamo, ok, una bella graffa, facciamo un bel message success. E poi facciamo un bel data teams, mentre qua facciamo un bel res.status 400 404, non mi ricordo mai gli errori, i codici di errore, quindi vabbè, casomai qua poi dovete mettere i codici di errore, giusto, non siete comunque obbligati a metterli, però è buona prassi farlo. Messaggio failed. No, no, non failed. Mettiamo come message, mettiamo proprio error. Mettiamo proprio la variabile errore. Ok. Lanciamo il nostro. Oops. Oops. Cannot use statement outside the module. Allora, dobbiamo correggerlo in questo modo, quindi questo lo blocchiamo e dobbiamo farlo così, credo, perché questo è un import per TypeScript, mentre quello più corretto per Node.js in JavaScript è questo qui, credo. Andiamo a vedere, lanciamo il nostro node, ok, sembra andare. Sembra andare, andiamo un attimo qui, facciamo un bel localhost 3000 api barra teams. Non sta andando, ma allora, cos'è che non funziona? Andiamo a vedere in Postman, che tanto dovevamo farlo comunque partire. Allora, intanto chiudo un attimo qua. Nuovo, mettiamo il nostro indirizzo, Teams. Non ci sta ritornando il JSON corretto. Ah, sono un pirla io. Ovviamente, per qua ovviamente ho sbagliato indirizzo. API slash v1 teams. Ok. Come vedete ci ritorna un JSON, ma ci ritorna un JSON con il valore data vuoto, ovviamente. Giustamente, perché il nostro database è vuoto, però come vedete sta cominciando a rispondere. Quindi ci copiamo questo. Veniamo qua.
ma stavolta qua gli mettiamo una chiamata apposta. Invece andiamo a creare allora, questo lo dentiamo un attimo, questo lo identiamo un attimo, mentre qui andiamo a creare, allora anche questo lo togliamo, qua andiamo a passargli i valori, andiamo a creare le variabili che vogliamo passargli poi in fase di salvataggio, quindi una variabile name e una variabile country, che saranno uguali a rec.body a rec.body, basta. Boh. Fatto questo, dobbiamo salvare in Prisma. Creiamo una costante chiamata result uguale await prisma.team.. Create, all'interno di create gli passiamo data due punti, name, virgola e country. Quando siamo qui, ah ok, torniamo di nuovo l'indentazione a questi qui, perfetto. E qua diventa result. Chiudiamo, facciamo ripartire. Allora, copiamo il nostro indirizzo qui, andiamo qui. Stavolta però facciamo una chiamata post, andiamo qua nel body, row, JSON. Name, due punti, Mercedes, country, Germania, che cazzo, facciamolo in italiano, ok, invio, ok, sembra che lo abbia salvato, torniamo qua nella nostra chiamata get. Facciamo invio e come vedete ci è ritornato il nostro team. Perfetto. Se creiamone un altro, facciamo Red Bull, Austria, salviamo, torniamo di qua e ok, abbiamo dentro anche la nostra Red Bull. Poi inseriamo anche altri team. Adesso però, siccome dobbiamo fare anzi, ne inseriamo ancora uno. Lo chiamiamo Ferrarix con la X perché poi andremo a correggerlo. Quindi facciamo Italia. Perfetto, abbiamo Ferrarix scritto sbagliato. E perché poi andremo appunto a fare una chiamata path dove andremo a modificare, dove potremo modificare i nostri record. Adesso creiamo un terzo controller, anche questo però ritorna ad essere get. Ci copiamo tutto questo. Ci copiamo tutto questo. Allora, aspettate. Sì, ci copiamo tutto questo, perfetto. Qua torna ad essere get perché vediamo il dettaglio. Quindi qua creiamo un ID. Teams diventa team al singolare. E qua non è più find many, ma è find e basta, credo. Find e qua dobbiamo passargli il nostro ID perché dobbiamo dirgli che deve filtrarcelo per ID. Per farlo dobbiamo passargli un where ID due punti rec params.id, credo. Andiamo a vedere.
cosa abbiamo combinato? Ci copiamo questo. No, aspetta, ci copiamo questo. Andiamo qui. Facciamo uno slash 1. E ci dà errore, ovviamente, perché dovevamo riavviare nude. Invio. Ci dà errore. Ci dà errore, perché abbiamo chiamato qualcosa. Mi sa che abbiamo chiamato qua. Find unique, forse. Riavviamo. Invio. Errore. Questa che non riconosce che è un integer. Mettiamoli più davanti, vediamo. Riproviamo. Send. Olè. Ok. Adesso ce lo ritorna. Se mettiamo 2. Perfetto, Red Bull. Se mettiamo il 3, ci dovrebbe tornare a Ferrarix. Perfetto. Ok, sì, qua dava errore perché non lo vedeva come un integer, quindi abbiamo dovuto mettergli il più davanti, per dirgli che è appunto un numero intero. Ok. Adesso abbiamo Ferrari scritto sbagliato, ma abbiamo Ferrarix. Per correggerlo dobbiamo fare una chiamata path. Quindi ci copiamo questo, mettiamo un bel put, poi questo va bene. Poi saliamo qua dove abbiamo fatto la chiamata post, ci copiamo il result. No, ci copiamo il nostro constant. Ok, ci copiamo le nostre costanti. Le salviamo qui. Allora, questo non ci serve. No, scusate. Questo non ci serve perché in realtà noi dobbiamo allora qua abbiamo le nostre costanti, poi abbiamo un'altra costante result uguale ad await punto await prisma punto team punto stavolta update. Cosa vogliamo aggiornare? Vogliamo aggiornare il nostro amico che ha id uguale a rec.params.id. Id virgola, e vogliamo che riceva i dati name e country. Ok, qua in data gli passiamo result. Ops. E dovremmo esserci, quindi chiudiamo, facciamo ripartire il nostro node, veniamo qui, ci copiamo questo, andiamo qui nel body row json, stavolta lo correggiamo in Ferrari, ci prendiamo qua il nostro indirizzo, lo mettiamo a path e in teoria dovrebbe correggercelo. Invio. Errore. Ah, l'errore di prima non riconosce che questo è un integer, dobbiamo mettergli il più davanti. Riproviamo. Ma aspettate, dobbiamo far ripartire. Node index. Ok, dovrebbe averlo corretto. Qua è Ferrari, facciamo send e ci ritorna Ferrari. Perfetto. Andiamo qua,
creiamo un team sbagliato, un team che non esiste, tipo ciao sprint race. Lo inviamo, ok. Adesso abbiamo un team che non esiste, che qui dobbiamo cancellare. Dobbiamo cancellarlo. Per farlo, ci copiamo questo. Andiamo giù qua. Creiamo una root delete. Qua mettiamo un result. Anche qua mettiamo un result. E qua mettiamo team delete, dove id uguale a rec params id. Quindi se io vengo qua, mi faccio il mio 4, ottengo il mio dato, me lo copio, vado qui, faccio un delete. Aspettate, faccio ripartire. E in teoria dovrebbe cancellarmelo. Ok, dovrebbe avermelo cancellato. Se infatti io vado qui, non appare. Se vado qui dove avevo scelto prima, dovrebbe dirmi che non c'è più. Ok, perfetto. Perfetto. Se adesso io provo a ricancellarlo, dovrebbe dire che non c'è niente da cancellare. Il record da cancellare non esiste. Perfetto. Ok, quindi adesso abbiamo un control, una root in cui abbiamo tutte le funzionalità di aggiunta, modifica, vedi dettaglio e cancella record. E quindi adesso non ci resta nient'altro che andare a creare una tabella piloti con l'associazione one to many, ovvero un team può avere più piloti, mentre un pilota può appartenere ad un team. Quindi adesso andiamo a vedere come farla. Allora, qui andiamo a creare un model chiamato driver. All'interno di driver, allora, vabbè, ci copiamo il nostro id, è uguale, quindi deve essere auto increment, perfetto. Poi abbiamo un created at, anche questo ce lo copiamo da qua sopra. Poi abbiamo un first name, che anch'esso sarà una stringa, un last name, anch'esso sarà una stringa. Poi mettiamo un number, no, mettiamo un car number, che deve essere un integer. E fin qua tutto semplice. Poi adesso dobbiamo andare a costruire la relazione, quindi andiamo qui, one to many relation, perfetto. Allora, come vedete, dobbiamo copiarci questo. Qui in team creiamo un campo chiamato drivers e gli passiamo appunto il nostro modello driver. Andiamo a vedere, ok, qui sembra corretto. Poi ci copiamo questo sempre dalla documentazione di Prisma, e qua creiamo un campo chiamato team. Il modello è team, e qua creiamo un campo chiamato team id integer e lo mettiamo anche qui nel decorator, perfetto, come referenza all'id del team. E direi che siamo abbastanza a posto. Andiamo un attimo a allineare questi e direi che dovremmo esserci. Quindi torniamo qua, facciamo un mpx prisma, ok, mpx prisma
un MPX Prisma Generate. Ok, poi facciamo un Migrate. Ah, ok, Migrate Dev, scusate. Ok, qua diciamo il nome della migrazione di prenderlo in automatico. Ok, dovrebbe aver fatto. Ops. Aspettate, quando partire il programma sbagliato. Infatti, se andiamo qua, abbiamo una seconda migrazione. Quindi, adesso che abbiamo il nostro database, andiamo a vederlo anche in, in pgmyadmin per sicurezza. Facciamo un refresh. Vedete, abbiamo anche la tabella driver. Perfetto. Adesso andiamo qui nella nostra driver root. Ci copiamo questo qui. Chiudiamo un po' di cose inutili. Questa chiudiamo. Questa driver. Perfetto. Qua mettiamo la nostra chiamata asincrona. Ok, qua andiamo a correggerlo in driver. Andiamo a lanciare, vediamo se riceve. Qui. Ok, non risponde. Vabbè, ma proseguiamo, dopo vedremo di sistemarlo. Proviamo a fare un inserimento, che così ci togliamo il dubbio se c'è qualcosa che di non corretto nel in quello che abbiamo fatto. Allora, driver, facciamo una chiamata post. Allora, qua diventa driver. Qui diventa first name. Last name. E number, e poi abbiamo anche il nostro team ID. Lo mettiamo qua sopra. Quindi ci copiamo questo, dobbiamo metterlo anche qui, che ci siamo dimenticati. Perfetto, ora allora andiamo qui, ci facciamo una chiamata post. Allora, row json, first name. Team ID. Allora, adesso dobbiamo andare a vedere allora, il team ID, tipo Mercedes, quindi ID1. Mercedes ID1. First name Lewis Hamilton. Car number credo 44, sto andando a memoria. Chiamata post. Quindi dovremmo aver tutto. Chiudiamo, facciamo ripartire. Incrociamo le dita. Message error. C'è qualcosa che non sta funzionando. Ah, Prisma is not defined. Sono un idiota.
idiota. Mi ero dimenticato di importare Prisma, a quanto pare. Ok, invio. Allora, andiamo a vedere. Body, ok, adesso risponde. Ok, adesso andiamo a provare la chiamata post. Vediamo se è tutto ok. Quindi, andiamo qui. Questo secondo me dobbiamo rimetterlo come era prima. Proviamo a lanciare. Ok, errore. Andiamo a vedere come mai. Node index. Proviamo a rilanciarlo. Invio. Ok. Proviamo a rilanciarlo. Ok, perfetto. Per questo ovviamente deve essere un integer. Allora, quindi adesso andiamo a finire il nostro CRUD di driver e poi vedremo anche come avere i dati, ad esempio qua in Teams ci dovrebbe ritornare all'interno dell'oggetto delle varie scuderie anche la lista dei piloti, però vedremo dopo come farlo. Finiamo un attimo di costruire il nostro controller qui di il nostro controller di driver prima di andarlo a implementare. Quindi andiamo qua, facciamo il nostro get, qua diventa driver, qua diventa driver, qua diventa driver. Quindi facciamo ripartire. Proviamo i nostri drivers, facciamo driver CD1 e ci ritorna Lewis Hamilton, perfetto. Andiamo qua anche a fare un secondo inserimento, battery Bottas, non so che numero abbia Bottas, però facciamo 45 anche se non credo sia corretto, sempre associato a Mercedes, perfetto. Siamo qui, prendiamo il 2, perfetto. Adesso facciamo un terzo pilota, finto con gli errori, salva, che così poi questo lo andiamo a cancellare. Allora, adesso abbiamo un put. Driver, andiamo a prendere i parametri qua, tac, e li andiamo a mettere qui, perfetto. Quindi facciamo subito anche il delete, che così ci togliamo il pensiero. Andiamo a cancellare quello di sbagliato. Allora, ops, driver root, delete, driver, perfetto. Quindi se noi prendiamo questo qui, veniamo qui, gli diamo il numero 3, dovrebbe cancellarcelo. Ah, però aspettate, dobbiamo prima riavviare. Via. Ok, ha cancellato, perfetto. Il record non esiste. Perfetto, perfetto, perfetto. Ok, però adesso noi vogliamo... Allora, ritorniamo qua. Drivers, ok. Noi adesso però vogliamo poter vedere qua la scuderia a cui appartiene. Che oltre l'idioma vogliamo poi vedere il nome e vogliamo qua dai teams vedere i piloti associati. Per fare questo dobbiamo utilizzare
dobbiamo utilizzare andiamo qua, Prisma Client Relation Queries, ok, dobbiamo utilizzare include, quindi andiamo nel nostro team root, andiamo qua su get find many, mettiamo una bella graffa, poi andiamo, sì, perfetto, qui dentro la graffa facciamo un include, due punti, aperta graffa, e dobbiamo mettere driver, due punti true, chiudiamo, facciamo di nuovo ripartire, andiamo qui, in teoria qua su Mercedes dovrebbe uscirci un altro array con dentro i piloti, vediamo, errore, molto male. No field driver, ovviamente, perché driver è al plurale drivers, in quanto qui abbiamo chiamato drivers. Quindi chiudiamo, facciamo ripartire. Ok, perfetto, eccolo qui. Come vedete, qua abbiamo Mercedes, in Mercedes abbiamo associato i nostri drivers, mentre in Red Bull abbiamo appunto un oggetto, un array vuoto, giustamente, e anche in Ferrari. Perfetto. Adesso invece veniamo qui. Su. Ah, aspettate, andiamo su Teams get, andiamo sull'1, su Mercedes. Di nuovo, come vedete non ce li ritorna, ovviamente, perché dobbiamo andare qui nel nostro get detail qua, e dopo il where qui dobbiamo qua, anche qua dobbiamo mettere il nostro include, due punti, drivers true, chiudiamo, facciamo ripartire, via, e eccoli qua, perfetto. Visto che ci siamo, andiamo ad associare anche qualche altro pilota. Allora, Red Bull a posto. Allora, Red Bull è ID2. First name. Ah, il numero non me lo ricordo, forse 14, ma non sono sicuro. Ho sbagliato, ho fatto Verstappen, fa niente. Sergio Perez. E anche qua, boh, facciamo il 16, ma sto andando a caso. Poi Ferrari, dovrebbe essere il 3. Leclerc, bah, forse il 15, boh. Carlos Sainz, boh, facciamo 17, ma sto andando a caso. Ok, torniamo qui, tic, perfetto, come vedete abbiamo i nostri piloti associati. Adesso però vogliamo che quando chiamo un pilota mi ritorni il team a cui appartiene, quindi andiamo nel driver root, anzi quindi andiamo nello schema di Prisma e dobbiamo chiamare il valore team, quindi driver find many, perfetto, qua facciamo un include, punti, team true, andiamo a vedere,
Perfetto, come vedete pilota e associato i dati del team. Andiamo qui su get, driver, invio. Qua non ce li ritorno ovviamente perché dobbiamo andare sempre qui. Include team. Facciamo ripartire. Invio. Ed eccolo qua, perfetto. E quindi niente, credo che abbiamo visto come funziona Prisma, come appunto si possono fare delle associazioni tra le varie tabelle e anche come funziona un po' Express e come si generano le API. Quindi per questo tutorial è tutto, se vi è stato utile mettete un mi piace e poi magari nel prossimo tutorial vedremo di implementare anche con il frontend, magari usando Webpack e React o qualcosa, proviamo anche a graficarlo, insomma, comunque credo che per ora questo è tutto e ci vediamo alla prossima.